Sicuramente qual Caruso, il gusto da prendere è questo qua, promosso a pieni voti, 10 lode per il pistacchio, fatto da puri pistacchi, vero? Nel senso che mettete pure i pistacchi dentro. Pistacchi dentro, sì. Secondo me, no? Se una gelateria fa del buon pistacchio, vuol dire che è una gelateria degna di rispetto, giusto? Perché se sgarri il pistacchio, poi il pistacchio non lo puoi fare male, cioè il pistacchio non deve essere quel verde verde, ma deve essere quel verde, si può vedere il colore del pistacchio? Qui dentro il pistacchio. È qua dentro il pistacchio? Si può vedere il colore del pistacchio? Perché noi, cioè, noi siamo dei pistacchiari, vero? Guarda che bel verde, guarda che bel verde, è proprio verde pistacchio, Sì. Aprono i pistacchi uno per uno, li metto soltanto loro. Uno per uno, volete farci credere che aprite i pistacchi uno per uno? Chef, vuoi vedere il nostro gelataio? Perché vedi qua come è diventato mangiando tutti i pistacchi che apre dalla mattina alla sera. Il pistacchio al bagno, che cosa fa? Questo è un fondente al 52% o al latte con variegatura di caramello. Quindi se al 52% secondo me è giusto prendere, perché ormai ha super il porcellum, capito? Prendo il porcellum allora. Cioè, capito che cosa puoi fare qui? È come la fontana, cioè ti metti. Stava per diventare. Grazie, ciao a tutti, ciao, 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 ciao. Grazie, fantastico il gelato, ragazzi, vi devo lasciare perché c'ho un gelato questo che mi aspetta. Ah, ma sta scolando, no, va troppo caldo. Si sta sciogliendo il gelato perché fa troppo. No, vabbè, ciao, grazie. Si sta sciogliendo il gelato perché fa troppo caldo. Ok, io spengo. Buonissimo, un gelato fantastico. È spettacolare. Cioè, ma quanti gusti hai preso, scusa? Allora, due gusti, ho preso la ricotta marzotica. Ho preso la ricotta con la culisse. Cioè, con la culisse? Non so che cos'è. La culisse è una salsa alle fragole aromatizzata al primitivo di Manduria. Ciao. Comunque poi ti posso cantare la canzone di Polignano. Dai, adesso. Adesso? Dai. Cioè. Allora aspetta. Perché? Soltanto per voi adesso Daniele Colacicco, in arte Daniele Colacicco, che fa il programma su Radio Norma il pomeriggio. Sì, sì. Vi canterà una canzone che è la canzone tipica di Polignano. So solo la prima strofa perché è lunghissima, ti giuro, sembra la Divina Commedia. Però ma la prima strofa. Ma quella perché niente. Bravissimo. Però allora, la prima strofa fa così. A chium sopali pindem yandek pagnanes faceranno stupa e sacalo giusto facendo. Aspetta, perché siete di Polignano? Se volete potete fare da pubblico qua, perché lui sta cantando. Sto cantando il tipico di Polignano, se siete interessati. Ok, allora. Siamo in collegamento con Malavenier. In collegamento con Malavenier. Allora, quindi, vai. Allora io canto, A chium sopali pindam yande. Di dove siete voi? Di Napoli. Ah, di Napoli, quindi è difficile anche capirlo il dialetto. Ok. A chium sopali pindam yande che pagnanes facera una stupa e se calo giusto fecciangande. Ci ungu provu. Pagnie, tu sappi, ma si meglia se. Gretton un cig su purte che sono i rioni. Tu pori murte fecciangande. Si bella de morire la lami de pezzeghioni da tranate. Pagnie, tu sappi, ma si meglia c'è te. Però un applauso ci sta di solidarietà. Ok. Vabbè. Siamo gente normale. Sì, sì, sì. Grazie. Grazie. Purtroppo oggi mi sono dedicato soltanto 15 minuti e ho avuto 30 centesimi. No sign of life pulsing through these aging veins. I bet it's your age that's easier for you to see.